Abbiamo visto nel video precedente che anche superando i 200 grammi il sistema rimane fermo. Dobbiamo vedere fino a quale valore e scopriremo che è 1,80 kg. Dopo 1,80 kg il sistema si muoverà a destra. Come visto nel video precedente, questa è la situazione in corrispondenza di quella massa che stiamo cercando, MB2, cioè l'attrito costretto a dare il massimo, attrito rivolto a sinistra. Siamo quindi nella condizione di distacco stavolta verso destra, prima era distacco a sinistra con 200 grammi, adesso invece è il distacco a destra. A sinistra abbiamo due forze che tirano, che sono sempre i 9,8 newton che non sono cambiati mai, quindi la tensione A, e la forza d'attrito statico che adesso è chiamata a dare il massimo. A destra c'è invece la tensione della corda B, della corda di destra, che è la nostra incognita. Vogliamo sapere quant'è questa tensione perché questa tensione è uguale alla forza peso che abbiamo attaccato qua, cioè il peso di questa massa MB2. Ricordiamo che tutte queste forze a destra sono uguali tra loro perché il sistema sta fermo, quindi questa forza e questa si annullano e questo mattone MB rimane fermo. E la stessa cosa accade a sinistra, il mattone MA sta fermo, quindi queste due forze si annullano. Poi questa tensione è uguale a quest'altra freccia verde e questa tensione è uguale a quest'altra freccia blu. Quindi qua abbiamo una specie di tiro alla fune con due forze a sinistra che sono questa verde e questa rossa, una forza a destra che è questa blu, che è la nostra incognita, quindi la possiamo calcolare immediatamente sostituendo i valori numerici 9,8 newton più l'attrito che è al massimo del suo sforzo. Quindi questa tensione B vale 17,64 newton e è anche il peso di questo mattone B. Perciò 17,64 newton è il peso, quindi è la massa di B per G. Noi dobbiamo calcolare la massa di B, il procedimento è uguale a quello che abbiamo visto prima con 200 grammi. Quindi facciamo la formula inversa della forza peso e per trovare la massa di B, la lasciamo a destra dell'uguale, dobbiamo dividere 17,64 N diviso il campo di gravità terrestre, 9,8 N al chilo. E il risultato è 1,80 kg. Questa appunto è MB2, 1,80 kg. Infine completiamo questo grafico, 200 grammi qui, 1,80 kg qua, superato 1,80 kg, il sistema si muove a destra, perché ormai l'attrito statico è al massimo e quindi se io supero 1,80 kg, l'attrito più di quello non può dare. Perciò in conclusione, con masse minori, masse B, minori di 200 grammi, il sistema si muove a sinistra. Invece con masse maggiori di 1,80 kg il sistema si muove a destra. Per masse intermedie tra 200 grammi e 1,80 kg il sistema rimane fermo grazie all'attrito.